luogo di importanza storico-culturale per Soave, un po' perché siamo appena fuori dalle mura del paese e siamo proprio all'apertura della valle di produzione del Soave classico, come potete vedere alle mie spalle. Questo vigneto appartiene alla mia famiglia ormai da quasi 30 anni e l'abbiamo coltivato però fin dagli anni 70. Quindi vi do il benvenuto in Bassanella. Ora siamo all'interno del nostro vigneto, sono circa 2 ettari, come vedete siamo proprio in zona pedocollinare, appena sotto le colline, appena fuori le mura di Soave. L'appezzamento è gestito dalla mia famiglia dagli anni 70, infatti mio nonno l'ha prima lavorato come contoterzi e quindi veniva qui e lavorava il vigneto, poi l'ha preso in affitto e successivamente negli anni 90 è stato acquistato ed è diventato finalmente un possedimento della famiglia. Nel 95 è stato deciso di cambiare il sesto di impianto dalla pergola, che è quella più tradizionale, a un guyot messo a ritocchino in questo modo. Ritocchino significa che le vigne, come vedete, sono messe da nord a sud. E questo è importante per una questione di drenaggio soprattutto. Quindi l'acqua scendendo ha un drenaggio superficiale e non ristagna, quindi le vigne rimangono più sane e di conseguenza anche l'uva. Qui abbiamo Garganega al 100%, quindi la varietà che si è deciso di piantare è proprio questa semi-aromatica bianca. Ci dà dei vini molto profumati e anche abbastanza minerali, questo anche per le qualità del suolo su cui ci troviamo, perché è un terreno misto e anche vulcanico. Come vedete, i grappoli purtroppo quest'anno si sono presi un po' di grandine, c'è qualche acino rovinato, però la caratteristica della Garganega è proprio di non essere un grappolo molto pieno, ma di essere molto spargolo, il che permette un perfetto appassimento. Adesso ci troviamo nella parte di vigneto a pergola, che è quello più vecchio di questo appezzamento. Infatti le vigne hanno dai 50 ai 60 anni. Si tratta sempre di varietà Garganega. È un clone un po' diverso rispetto a quello del Guyot. Infatti i grappoli sono molto più, gli acini sono molto più distanziati. E quindi permettono anche una cernita più accurata per l'eventuale uva che poi verrà posta a riposo per la produzione del recciotto. Questo sistema di allevamento una volta veniva utilizzato perché era molto produttivo, infatti si vede anche dalla quantità di uva presente, avendo i tralci così allungati, ovviamente la pianta produceva molto di più. Per questo nel tempo è stato deciso, insomma, di affiancare questa parte di allevamento tradizionale invece a un allevamento un po' più moderno, dove le vigne sono meno distanziate, quindi hai più ceppi per ettaro, con una produzione per pianta molto più limitata. In questo vigneto noi produciamo il nostro Soave classico Cru Bassanella. È un cru unico di 2 ettari circa, dove coltiviamo esclusivamente Garganega, e da cui otteniamo questo fantastico vino bianco che non fa legno e quindi rispetta in tutto per tutto quella che è la semi-aromaticità dell'uva d'origine.